Rieccoci, poracci! In pochissimi avete riconosciuto LSD Dream Emulator, probabilmente grazie all'amico Google Lens, ma i complimenti vanno di nuovo a Jampy of Magic per essere stato il più veloce di tutti. La risposta più creativa? Il fico è Sumo Sumulator di Mr. Bunny, parole che mi faranno riflettere a fondo e anche a lungo. Complimenti anche a tutti quelli che hanno azzeccato la mia età, ma come avete fatto? Maledizione. Bene, prossimo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai chiedere scusa. So che ve lo state chiedendo, ma anche quella di oggi sarà una puntata ricchissima. Beh, la risposta è affermativa. Oggi continueremo a seguire le evoluzioni della vicenda GTA Trilogy, che ve lo dico, diventa sempre più tragicomica. Commenteremo insieme i risultati dei remake di Pokémon e andremo a scoprire i segreti di PlayStation 5 e alcune novità in arrivo per la piattaforma Sony. Ma non solo. Prima però aiutatemi a conquistare YouTube Italia con qualche semplice gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento con scritto "Conquista poraccia non violenta di YouTube Italia". Tutto attaccato. Un messaggio semplice, immediato e conciso che non potrà che finire in tendenza. In descrizione trovate anche il link al Poreon, il Patreon dei Poracci. Domani si terrà una live aperta a tutti gli abbonati. Dateci un'occhiata se siete interessati. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Il 2021 verrà ricordato come l'anno dei lanci problematici. L'esperienza di Cyberpunk sembra non aver insegnato nulla ai grandi publisher, che continuano a pubblicare prodotti lontani dal poter essere considerati finiti o anche in uno stato accettabile per poter essere venduti. E l'ultimo lancio disastroso, questa volta, è quello di Battlefield. Con 2042 si sentiva puzza di bruciato già dalle anteprime stampa iniziali, che parlavano di un titolo traviato da una moltitudine di bug e glitch. L'open beta di 10 ore su EA Play aveva confermato queste impressioni e il nuovo sparatutto di DICE non si presentava nel migliore dei modi. Ora che è uscito però, nonostante gli ottimi dati di vendita, Battlefield 2042 non è riuscito a vincere i favori del pubblico. Il titolo è entrato di prepotenza nella top 10 dei giochi con la peggior ricezione di sempre su Steam, classifica capeggiata ovviamente da Sua Maestà eFootball. Da una parte abbiamo EA che promette di risolvere al più presto tutti i problemi del titolo, dall'altra 17.000 recensioni per lo più negative accumulate in soli 2 giorni dalla pubblicazione. Che brutta sensazione di déjà vu. Decisamente migliore la notizia che vorrebbe Playtonic al lavoro su un seguito di Yooka-Laylee. Lo studio è stato infatti recentemente acquisito, in minima parte dal colosso cinese Tencent, e questi investimenti gli hanno permesso di espandere notevolmente i suoi mezzi a disposizione e anche il team di sviluppo stesso. Il director Gavin Prince ha confermato che questo permetterà di portare avanti ben 3 progetti contemporaneamente, tra i quali ci sarà un seguito diretto del platform in 3D. Certo, avrei preferito un sequel di Impossible Lair, per me uno dei platform più belli degli ultimi anni, ma la prospettiva di un nuovo episodio in 3 dimensioni non è affatto da buttare. Annunciato durante l'ultimo Direct di settembre, Kirby e la Terra Perduta è stato accolto con grande curiosità dai fan, visto che si tratta del primo gioco completamente in 3D della palla rosa. Il titolo ha appena ricevuto la valutazione dal sistema di rating nordamericano, l'ESRB, e questo significa che lo sviluppo intorno al gioco procede secondo i piani e la data di uscita prevista per la primavera 2022 potrebbe non subire variazioni. Il nuovo Kirby in America viene consigliato a un pubblico da 10 anni in su e nella descrizione c'è scritto che il compito del protagonista sarà quello di salvare delle creature catturate da forze maligne. A disposizione di Kirby ci saranno armi di vario tipo, alcune anche da fuoco, con tanto di mirino per sparare con precisione. Non ci resta che aspettare con curiosità di sapere qualcosa in più su questo promettente platform in 3 dimensioni. Ma passiamo alle notizie del giorno, anzi del weekend. Mentre eravamo tutti impegnati a festeggiare il mio compleanno, Rockstar ha chiesto pubblicamente scusa per il lancio disastroso della GTA Trilogy. Nel testo, che ora andremo a leggere, vengono fatte varie promesse, tra cui il tempestivo arrivo di patch volte a migliorare la situazione. E infatti la prima patch è già arrivata, ma le cose non sono andate esattamente nel verso giusto. Il 19 novembre è comparso un messaggio di scuse da parte di Rockstar sul loro sito ufficiale. Ovviamente Rockstar non ha potuto trovare scusanti per giustificare il pessimo stato in cui è stata lanciata la collection.
La versione aggiornata di questi classici non è stata lanciata in uno stato che incontra i nostri standard qualitativi o gli standard a cui abbiamo abituato i nostri fan. Abbiamo intenzione di risolvere i problemi tecnici e migliorare ogni singolo gioco strada facendo. Con ogni update programmato, i giochi raggiungeranno il livello di qualità che meritano di avere. Oltre a questo, il publisher ha fatto un dietrofront clamoroso. Dopo aver tolto dal commercio le precedenti versioni dei tre titoli per obbligare all'acquisto della Definitive Edition, renderà presto nuovamente disponibili le edizioni originali sul suo launcher, regalando queste versioni a chiunque deciderà di acquistare la trilogy entro giugno 2022. Una mossa dovuta, ma che incomprensibilmente abbraccia solo gli utenti del mondo PC. Dopo questo comunicato è seguito l'arrivo della prima patch e i tre giochi si sono aggiornati alla versione 1.0.2. Le note sono gigantesche e segnalano la risoluzione di oltre 50 problemi noti, alcuni comuni alla trilogy, altri specifici dei singoli titoli. Un messaggio chiaro, quello di Rockstar, che sa di aver sbagliato e ci tiene a non perdere la fiducia dell'utenza, tramite una comunicazione chiara e interventi tempestivi. Tutto è bene quel che finisce bene, no? No! Perché, come molti utenti hanno fatto notare, i fix proposti con la patch sono reali solo in parte e tanti problemi continuano a presentarsi anche dopo l'aggiornamento. Tra ponti invisibili che rimangono tali e la pioggia che proprio non ne vuole sapere di cadere in mare, questo è quello che si ottiene quando si affida un'operazione mastodontica, ovvero aggiornare tre titoli su quattro ecosistemi differenti e un'infinità di piattaforme a un team inesperto, stanziando un budget ridicolo e non applicando qualsiasi tipo di controllo qualità. Ma chi lo avrebbe mai detto che le cose sarebbero potute andare storte? E niente, per ora la trilogia è questa. Magari nel prossimo anno la situazione si stabilizzerà, per ora non vale la pena comprare queste remaster, qualsiasi sia la piattaforma. Un vero peccato, eh? Soprattutto per chi non aveva mai giocato questi tre titoli iconici in passato. Rockstar questa volta ha cannato alla grandissima. E a proposito di operazioni nostalgiche che hanno scatenato un putiferio, ma voi, alla fine, ve li siete comprati i remake di Pokémon? Perché, come al solito, nonostante la marea di critiche e lo sdegno generale che si è alzato su internet, i dati di vendita restituiscono un quadro completamente diverso. Da qualsiasi lato lo si guardi, quello di Diamante e Perla è un successo. Su eShop i due titoli sono in testa alle classifiche di tante nazioni, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Giappone, Australia, Francia e Germania. A primeggiare nel numero di download è però sempre la versione Diamante Lucente. GameIndustry.biz ha invece analizzato i dati di vendita relativi alle copie fisiche, prendendo come esempio il mercato del Regno Unito, e anche qua i remake non hanno rivali. Di nuovo occupano le prime due posizioni della top 10, e al nono posto c'è addirittura il Dual Pack. Secondo gli analisti, si tratta del miglior lancio di un gioco Switch per il 2021, e solo i numeri di Diamante Lucente, senza Perla, superano a mani basse i risultati ottenuti da Super Mario 3D World e Bowser's Fury. Addirittura è il secondo miglior lancio fisico dell'anno, dietro solo a FIFA 22, ma sopra a Call of Duty Vanguard. Rispetto ai risultati precedenti della serie Pokémon, questi due remake segnano un calo di vendite del 26% rispetto a Spada e Scudo, ma un incremento del 13% rispetto a Let's Go. Vi aspettavate un successo del genere? E soprattutto, secondo voi, è meritato? E chiudiamo parlando di PlayStation. Ridendo e scherzando, è già passato un anno dal debutto della nuova console di casa Sony, anche se in pochi sono riusciti a comprarla. Ma per celebrare questo importante traguardo è uscito un video che racconta in retroscena del progetto PlayStation 5. Se avete un quarto d'ora a disposizione e ve la cavate con l'inglese, vi consiglio assolutamente di recuperare questo video, dove Mark Cerny, una delle figure chiave dietro al progetto PS5, spiega in maniera molto scorrevole come è stata concepita la PlayStation 5 e le scelte prese dietro alle componentistiche hardware principali. Ne emerge un interessante approfondimento sulle fasi iniziali di progettazione di un hardware, che più che un processo interno è un continuo dialogo con i team che si troveranno a sviluppare sulla console. Il risultato finale è un complesso equilibrio tra desideri degli sviluppatori, costi di produzione e migliorie rispetto alla generazione precedente. Non c'è assolutamente bisogno di essere ingegneri per capire il discorso di Cerny. L'ho capito io, ci potete riuscire anche voi, tranquilli. È proprio un bel mini documentario alla portata di tutti. Peccato solo che non spieghi com'è possibile che sia uscito fuori un design del genere,
che a distanza di un anno ancora non riesce a convincermi. E a proposito della scocca di PS5, dopo un'infinità di soluzioni amatoriali e battaglie legali da parte di Sony, sembra che l'azienda giapponese abbia l'intenzione di proporre delle cover ufficiali per PS5. Questo è il brevetto che è stato scoperto dall'utente OP Attack, ma non è chiaro se queste cover siano proprio dei nuovi faceplate da sostituire agli esistenti oppure delle skin da applicare alla scocca della console. Fatto sta che dopo le colorazioni del DualSense potrebbero arrivare anche delle personalizzazioni per PlayStation 5. Secondo me il Total Black donerebbe parecchio a questo mastodontico quanto sgraziato hardware. Voi di che colore vorreste la PlayStation 5? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto qua sotto per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video, voi intanto fate i bravi, riposatevi e nerdate duro. Io sono il Poro Lucente, Michele Splendente, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Voi intanto riposatevi, nerdate duro e riposatevi nerdando duro e nerdate duro riposandovi e riposandovi duro e nerdando ripo.